L'abbiamo portata a casa. Oggi bisognava portarla a casa anche per lui. Per quanto possa valere, la dedichiamo a lui a questa vittoria. Kobe, grande Kobe. Ai ai ai. Comunque parliamo della partita, benvenuti amici di Molino Sport Channel. Passiamo alle semifinali di Coppa Italia, partita soffertissima, non ci stavo credendo più. Non ci credevo, ormai non avevo perso le speranze, poi c'è la Noglu proprio da così, ormai facciamo resuscitare i peggiori giocatori. Cioè la ci porta in semifinale. Partita che sembrava messa, cioè, in discesa dopo non so quanti minuti abbiamo segnato, pochi. Era tipo prima, cioè poco dopo l'ottavo minuto, perché me lo ricordo, l'ottavo minuto, con Jack Bonaventura. Piontek doveva essere lui a segnare, ovviamente non c'è lui, non esiste Piontek. Partita scandalosa, probabilmente l'ultima partita con maglia Milan per lui. Non lo so se sarà, se riusciremo a venderlo entro la fine del mercato, questo non lo so, ma penso che però difficilmente toccherà di nuovo il campo nella prossima, cioè in questa stagione, a meno che tipo Ibrahimovic non venga squalificato, ma faremo le Rebic. Comunque Torino riesce a risolverla, cioè riesce a pareggiarla al primo tempo, non ci credevo, cioè poi Bremer non lo so se ha fatto il primo gol in questa stagione, non lo so, ma Bremer vabbè, anche il fuorigioco tra poco, niente. Secondo tempo si apre e Bremer di nuovo lasciato solo dalla difesa, perché non sappiamo marcare, non so di chi è la colpa. Teo Hernandez, sì Teo Hernandez, vabbè, Teo Hernandez, sappiamo che è Teo Hernandez fortissimo in attacco, uno dei migliori terzini in Italia, della Serie A, per una difesa un po' pecca, che ci dobbiamo fare? Oh, non puoi avere l'intersino perfetto, cioè siamo il Milan, uno, due, sono pochissimi i terzini che sanno sia attaccare che difendere, è normale. Comunque vabbè, non sto criticando Teo Hernandez, ci sta questo piccolo errore, però va bene. Piontek, parliamo di Piontek, vogliamo parlare di Piontek. Partita di merda, all'ultimo provava un tiro, non lo so che voleva fare, l'ha mandato in calcio d'angolo, in rimessa laterale, uscito per Ibrahimovic, che poi vabbè ha segnato, ha sbagliato un gol che poteva portarci subito senza supplementare la vittoria, però va bene. Ibrahimovic è tutta un'altra categoria rispetto a Piontek. Migliori di partite di l'ultimo cambio che abbiamo fatto è stato Çalhanoğlu. Quando ho detto Çalhanoğlu, minchia, a posto siamo, per fare entrare il Çalhanoğlu come ultimo cambio per recuperare la partita, ho detto finita ragazzi, che dobbiamo fare? Proprio contro il Torino, che dopo aver perso 7-0, nel giorno in cui dobbiamo ricordare e onorare la memoria di Kobe Bryant, andiamo a perdere. Va bene, siamo il Milan, proprio manco nelle partite importanti con la I maiuscola non riusciamo. Poi contro il Torino che aveva perso 7-0, ho detto non ci posso credere. E chi è che la recupera? Çalhanoğlu, doppietta, il primo gol, non so che ha fatto, un tirace, ok che su 80 tiri uno prima o poi entra, per la legge dei grandi numeri, uno, cioè, pure se tira Musacchio, un tiro di zica prima o poi, ma è normale, sembra tipo James Harden, tira da tre, tira ovunque, cioè, nel senso, lui è forte, vabbè, però ogni tanto smetti. Comunque Çalhanoğlu non lo fa, Çalhanoğlu non tira, manco morto, cioè tira sempre, scusate. Potevamo portarla, chiuderla prima, parata, cioè Ibrahimovic che sbaglia a un metro proprio davanti al portiere, la tira alta, super Siriku, non so come ha parato di tutto. Çalhanoğlu che invece di tirarla sul secondo palo gliela tira addosso a Siriku, bravissimo anche Siriku giustamente a prenderla. Non voleva, non detto, no, non entra. Çalhanoğlu doppietta nel primo tempo supplementare. Torino crollato, 3-4-2 di Ibra, partita chiusa a chiave. E ora ci vediamo semifinale contro la Juve, dove giochiamo in casa, e la seconda poi fuori casa. Partita, allora oggi quelli che mi sono piaciuti di più sono stati Çalhanoğlu, perché ha spaccato la partita, strano a dirlo. Bennacer è in ripresa, mi è piaciuto tantissimo anche Rebic, Castillejo, Krunic ha fatto il suo. Ragazzi, siamo in crescita, speriamo bene. Tra due partite abbiamo il derby, la prossima non mi ricordo contro chi la giochiamo, non mi viene, non ricordo, avevo controllato, non ricordo. Comunque Kobe, Gianna, gli altri sette morti,
stato brutto, ci giuro, sono ancora scosso. Per quanto possa essermi appassionato al basket un mese fa, circa da un mese, però mi sono informato tantissimo, mi sono veramente appassionato al basket, è veramente Kobe, grandissimo, grandissimo dello sport, proprio Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, in ordine di, appunto, come testimoni del basket, come icone del basket, come appunto ombrello della generazione. Tu chiedi a un bambino da qualunque parte del mondo chi è Kobe Bryant, lo sa, chi è Michael Jordan lo sa, chi è LeBron James lo sa, è come se morisse Cristiano Ronaldo, dico, veramente è una cosa bruttissima, bruttissima. Addio Kobe, Mamba out. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.